Possiamo dire che si conclude questo ambizioso progetto in collaborazione tra la Fondazione Cassa del Risparmio di Cuneo e l'ente da lei gestito. Non a caso avete scelto un'artista nigeriana, non a caso proprio a Pollenzo, luogo di studenti dove moltissimi ragazzi potranno osservare ed ammirare queste opere. Sì, il Castello di Rivoli ha collaborato con la Fondazione CRC per curare un ciclo di opere all'aria aperta, questo non a caso dopo il lockdown legato all'epidemia. Quindi abbiamo pensato che nel corso del 2022, per celebrare il trentennale della Fondazione CRC, la cosa migliore era riportare le persone all'aperto, a cielo aperto, a vedere la relazione tra arte e mondo, respirare con i polmoni pieni. Dopo Olafur Eliasson a Grinzane e Cavour, Pistoletto a Cuneo e Susan Phillips a Mondovì, inauguriamo oggi l'opera di Ottobong Nekanga, che è una scultura composta di 5 elementi in marmo, dal quale marmo fuoriescono delle piante locali, tradizionali, endemiche, usate nel territorio anche storicamente o per la cucina o per fare elementi medicinali. Quindi è un'opera d'arte che ben si colloca qui davanti all'Agenzia di Pollenzo, dove l'Università degli Studi Gastronomici insieme a Slow Food operano ormai da anni e anni affinché gli esseri umani trovino un mondo sostenibile per il futuro tra piante, cibo, corpo e cultura. Quindi l'agricoltura si unisce alla cultura. Le titre de l'œuvre c'est Of Grounds, Guts and Stones. L'opera che si intitola Of Grounds, Guts and Stones è un'opera che è legata a restare in questo luogo e alle relazioni con le persone, dalle pietre che sono italiane alle piante che sono della tradizione locale. Si vede un collegamento legato da questi tubi di metallo che sono come degli intestini e collegano e digeriscono gli elementi. Per me, sono veramente fier che elle soit dans cette. Per me è un onore e sono molto fiera di poter esporre qui davanti al luogo dove si svolge il movimento Slow Food, perché questo lavoro è legato al territorio e all'importanza del corpo e di essere qui in un luogo specifico e preciso.